Una fiaccolata di solidarietà, una luce di speranza in memoria di Stefania Noce, la giovane ragazza 24enne di Lico di Eubea, vittima dell'efferata furia omicida dell'ex fidanzato Loris Gagliano, coetaneo della vittima e autore di un duplice omicidio che ha scosso le popolazioni del Calatino e non solo. Le associazioni Demetra, Polis, Arcoiris di Caltagirone hanno organizzato una fiaccolata per non dimenticare Stefania e tutte le vittime di violenza subite dalle donne. C'è una forza più grande di quanto crediamo, che muove la lotta contro la violenza alle donne. E noi, io come presidente dell'associazione Demetra Onlus, abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione, questa fiaccolata, per sostenere e confortare la famiglia appunto vittima in questo momento della violenza, dell'uccisione della propria figlia. Perché non ci sono assolutamente giustificazioni che possono contenere questo crimine così grave. Al corteo hanno preso parte un centinaio di persone, fra cui il sindaco di Licodia, Nunzio Lirosi. A questo momento di solidarietà hanno soprattutto aderito gli ultimi, vale a dire gli ospiti delle comunità che assistono i malati di disabilità mentale. Ed è strano che la vera solidarietà giunga da queste persone indifese. Un gesto inspiegabile sotto ogni profilo. E ringrazio il sindaco di Caltagirone, l'amico e collega Franco Pignataro, che ha voluto partecipare a questo atto di solidarietà, tutti i cittadini di Caltagirone che hanno partecipato, e questo è un atto straordinario perché unisce le due comunità. Caltagirone in questo momento ha dimostrato veramente un atto di civiltà, perché ha voluto essere vicino a questa famiglia di Licodia, e io sono molto grato e esprimo veramente ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto ricordare questa ragazza che, giovane, proprio con la giovane età, ha perso una vita.